Secondo me gli elettori, gli elettrici, i cittadini di Barano devono sapere che questa volta si vota non solo sul giudizio largamente positivo dell'amministrazione Gaudioso di questi 5 anni, ma si alza l'asticella, si fa un salto di qualità perché con la centralità che ha raggiunto l'isola d'Ischia tramite Barano e tramite Dionigi nel governo metropolitano e nei nuovi assetti regionali, il modello amministrativo isolano e in particolare quello di Barano diventa guida di un percorso molto più ampio e quindi non è solo l'area metropolitana che aiuta un comune, ma è Barano che ha un ruolo di centralità insieme all'isola d'Ischia con gli altri amministratori in queste due programmazioni. E dobbiamo renderci conto che il risultato elettorale sarà importante perché adesso anche tramite, grazie alle deleghe che deve gestire Dionigi nell'ambito della città metropolitana, si parla ad un'area di 3 milioni di abitanti, cioè questa è una prassi amministrativa che viene esportata, quindi è un'asticella molto più ampia ed è giusto parlarne con i cittadini, come ho cercato di fare stasera, perché altrimenti sembra che tutto quello di buono che si è fatto qua sia una cosa scontata, invece noi stiamo volando in maniera diversa ed è importante dare il massimo sostegno fino alla fine a questo progetto amministrativo di Dionigi Gaudioso, come pure a quello di Enzo Ferrandino e Ischia, per la sinergia dei comuni isolani. Con questo sistema elettorale l'isola da sola non ce l'avrebbe potuta fare ed è una scelta strategica alla luce della definizione del nuovo PCTP, del nuovo piano dei trasporti, del nuovo piano ambientale, cioè non quello di vedere l'isola come un'appendice ma di metterla al centro di questo lavoro, che è lo stesso lavoro che stiamo facendo sul PNR, sulla nuova programmazione europea con il presidente De Luca nell'ambito della regione Campania. È un'opportunità unica, ci troviamo con una sinergia istituzionale in cui Barano non va a chiedere col cappello in mano ma può decidere, anzi aiuta comuni più grandi, e secondo me è un'occasione che l'isola non può dimenticare, anche sapendo che ha avuto altre filiere istituzionali, ma nelle altre filiere istituzionali mi pare che quest'isola sia stata utilizzata solo come un serbatoio elettorale passeggero e non come invece un punto di riferimento di una programmazione molto più ampia, e lo dico non solo come promessa elettorale, perché non c'è promessa. Oggi abbiamo parlato di fatti concreti, di risultati ottenuti, di 20 milioni di opere pubbliche e di molti altri milioni di euro che saremo in grado di attrarre qualora, come sarà, Dionigi e la sua squadra verrà confermata, ma per un motivo molto semplice, che le risorse non le decide la politica, ma la capacità di saper progettare, di saperle avere e soprattutto di saperle spendere e di realizzare le opere.